e bentornati. Oggi prepareremo una ricetta veloce e partiamo dal riso che abbiamo cotto l'altra volta. Se vi ricordate, abbiamo finito dicendo che io di solito ne preparo un po' di più proprio per avere la disponibilità in frigorifero quando arrivo a casa tardi. E oggi, insomma, lavoriamo tutte, arriviamo quasi tutte a casa tardi. Quindi io qua ho del riso integrale lungo, tipo lungo, già cotto. Poi gli altri ingredienti di oggi sono dei cornetti e delle mandorle. È una ricetta velocissima e facilissima. Prima di iniziare volevo dire una cosa importante. In questo momento stiamo entrando nella stagione dell'estate ed sono dei giorni che fa veramente molto caldo. Quindi dobbiamo equilibrarci con l'ambiente esterno e dobbiamo cercare di preparare dei pasti che ci mantengano freschi all'interno. Quindi cerchiamo di usare meno fuoco attraverso delle cotture veloci, quindi saltate, scottate, a vapore va benissimo, ma soprattutto cerchiamo di mangiare un cibo che non ci surriscaldi. Qui ho dei cornetti, li ho lavati e spuntati e li vado a scottare, accendo il fuoco. Volevo accendere l'acqua perché fa molto caldo in realtà. Quando bolle saliamo l'acqua e poi li buttiamo dentro giusto il tempo di cuocerli, quindi 4-5 minuti, non tantissimo, che siano cotti ma croccanti. Nel frattempo prendo le mandorle, che sono un altro alimento molto importante, sono molto ricchi di oli essenziali. Le andiamo a sminuzzare anche grossolanamente. Un altro consiglio che vi do è quella di pulire il coltello e il tagliere prima di passare al taglio della verdura successiva o di qualsiasi altro alimento successivo. Questa pratica ci permette di mantenere integra l'energia di ogni cibo. Io generalmente poi li tengo anche separati. Nel momento in cui prepariamo il piatto finale, uniamo insieme tutte le energie dei cibi che abbiamo scottato, saltato, cotto in qualche modo. Prendiamo i cornetti e li tagliamo a pezzettini piccoli diagonalmente. L'olio di sesamo è un olio molto interessante, molto ricco di grassi poliinsaturi. Quando facciamo i fritti è sicuramente un olio da tenere in considerazione rispetto ad altri oli. Mettiamo dentro il riso, così cominciamo a scaldarlo. Un filo di brodo di cottura dei cornetti. Insaporiamo con un po' di tamari. Gli aggiungiamo i cornetti. È meraviglioso vedere anche i colori. Bisogna cercare di mantenerli vivi. E andiamo a impiattare. E sopra gli mettiamo un po' di mandorle che abbiamo precedentemente tostato. Ed ecco, in 5 minuti abbiamo preparato un primo piatto. Volevo riassumervi un attimino l'importanza degli ingredienti. Abbiamo usato del riso integrale, sappiamo essere un alimento importante in quanto antinfiammatorio, ma non solo, è molto ricco di fibra e la fibra sappiamo che è molto importante per il nostro intestino. Abbiamo usato dei cornetti, ma i cornetti semplicemente perché sono di stagione. L'altro ingrediente importante invece sono le mandorle, che sono molto ricche di grassi essenziali, di oli essenziali. Quando l'ho saltato vi ho presentato l'olio di sesamo. È un olio che sicuramente non fa parte della nostra tradizione, ma vi consiglio di conoscerlo. Ad alte temperature sprigiona una sostanza antiossidante che si chiama sesamolo. Ad alte temperature non intendo 200 gradi, quando lo scaldiamo semplicemente. Ed è molto ricco di grassi poliinsaturi. Se voi lo mettete in frigorifero non si condensa, come invece si condensano altri oli. Elena dell'Ordine dell'Universo vi aspetta alla prossima ricetta. Mi raccomando, cucinate con amore.